Quest'anno ho deciso di iniziare il 2022 in maniera del tutto particolare e diversa dal solito. Ma fatemi spiegare meglio. Circa inizio dicembre mi sono detto: qual è il posto in cui potrei andare di cui non ho assolutamente nessuna informazione e che potrebbe stupirmi nella maniera più grande? E quindi mi è venuta l'idea di andare a 4420.2 km da casa, a Teheran. Il viaggio sarebbe stato molto semplice in teoria, ovvero 3 ore prima in aeroporto, 3 ore di viaggio da Milano Malpensa fino a Istanbul, 4-5 ore di attesa più o meno e altre 3 ore di viaggio da Istanbul a Teheran. Breve introduzione, col terrore degli aerei. Sì. So we're going to Teheran. E quindi abbiamo preso il primo volo in direzione Istanbul e pochi minuti dopo è arrivata anche la colazione. L'aspetto non è dei migliori, ma giuro il sapore era buono. Un piccolo sguardo fuori dal finestrino, qualche nuvola e un atterraggio non proprio dei migliori. Don't hate me, amore. I'm not. Just stop breaking my balls. It was just a simple flight, nothing more. E cazzo, stava per venire giù alla fine, c'era tanto di quel vento. C'era tanto di quel vento che mi sono cagato in mano. E quindi, vista la noia delle 5 ore che avremmo dovuto spendere all'interno del terminal, siamo andati a cercare qualche negozio e beh, è andata a finire più o meno così. Indovinate chi ha appena pagato 16 euro per una Coca-Cola, un'acqua naturale e sto coso qua col pollo. Abbiamo trovato un posto in cui rilassarci un pochino. Lei si nasconde e dobbiamo aspettare almeno alle 8 di sera per poterci imbarcare e partire. Circa 2 orette a guardare gli aerei in partenza e ad aspettare che nel monitor apparisse il nostro gate. Sì, mi stavo annoiando parecchio. Idea geniale, mi ha detto di prendere un caffè turco. E il problema è che sembra una cioccolata e sa di palle sudate. Che non... Sembra a vita propria qua dentro. E con tutto l'entusiasmo del mondo, felicissimo di prendere il secondo volo, ho avuto una spiacevole sorpresa. Mannaggia me e quando ho ordinato la pasta in un volo turco. Posso cambiare quella carne? Can I have meat? Nel frattempo ho appena scoperto che c'è una città che si chiama Panama. I can finally be a superhero there. E dopo circa 10 ore di viaggio siamo finalmente arrivati all'aeroporto di Teheran, Imam Khomeini. Ma al mio arrivo mi aspettava un'ulteriore spiacevole sorpresa. Il gate per gli ingressi degli stranieri chiuso. Fortuna ci ha pensato una vista notturna pazzesca a tirarmi sul morale. La camera è qualcosa di pazzesco. Doccia con questa vetrata spettacolare. Io, bagno, frigo bar, qualcosina dentro, normale. Ma questo è un appartamento. Televisore, letto, ho già messo un paio di robe lì, poltrona per sedersi, tavolino, ma la cosa più bella di tutte è Teheran. Ma che vista è! Spettacolare! E per chi se lo stesse chiedendo, quell'albergo lì è un 5 stelle e io l'ho pagato circa 40 euro a notte. Qua per 40 euro non dormite neanche in un 2 stelle. Ho appena finito di fare la doccia, qua sono tipo le 3 del mattino mi sa. Snacchino dolce, acqua in miniatura, ma la cosa figa della situazione è il telecomando e la TV. C'è una scatola in pelle per il telecomando con istruzioni e maxi schermo così. Però non credo neanche di mettermi a guardare la TV ora, sono devastato. E noi ci vediamo domani. Bella raga. Prima alba in Teheran. Bellissimo.
that I'm touching you. That I'm touching you. Yeah, that I'm touching you. That I'm touching you. E chi l'avrebbe mai detto che il nord di Teheran avrebbe ospitato un posto così? Vedere Chitgar Lake, un lago artificiale costruito qualche annetto fa, come prima attrazione, mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Sarà l'effetto delle attrazioni, oppure della semplice ruota panoramica o di una passeggiata in compagnia? Non vi so dire, so solo che quando immaginavo l'Iran, non lo immaginavo così. Ma la giornata in realtà non si è conclusa qui. Subito dopo siamo andati alla Zadi Tower, uno dei monumenti caratteristici di Teheran. What did we do now? We just ran and crossed that street. So bad. And it was not the last time. We have to do it one more time to come back. E se ve lo state chiedendo, sì, abbiamo effettivamente attraversato quella strada per andare a vedere la Zadi Tower. Era l'unica strada disponibile in quanto il sottopassaggio era chiuso per il Covid, quindi o la visiti o non la visiti. Allora, per essere il secondo giorno non è andata affatto male. La mia ragazza è venuta a prendermi circa alle 10:30-11 locali e siamo andati a casa dei genitori. Ho provato una roba che si chiama gourmet sabzi. Lei mi odierà terribilmente perché si dice gourmet sabzi. Se c'è qualche iraniano all'ascolto, mi perdoni. E niente, quindi i genitori hanno cucinato per me e ho avuto il primo real taste della cucina iraniana. Ho cercato di dare una sistemata a vari bagagli. E tra l'altro ho trovato una cosa bellissima, ovvero la Fanta iraniana, che è un po' come la nostra Fanta, solo che è sgasata. E adesso domani scopriamo cosa succederà, perché io in questo tour dell'Iran non ho minimamente idea di quello che sto andando a fare. E se il panorama della camera non è stato sufficiente, diciamo che anche la vista dall'ascensore non è mica male. Questa mattinata in realtà l'abbiamo dedicata a girare un pochino per la città. Siamo appena andati a cambiare i soldi e è andata un po' in maniera strana perché me ne hanno dati una marea. Io non credevo che il cambio fosse così alto, ma in realtà sono questi qua. Adesso ve lo faccio vedere in hotel perché ho paura di tirarli fuori qua. Piccolo salto nel futuro, questo qua è l'equivalente di 100 euro. In poche parole, ciascuno di questi biglietti vale 1,50 euro. Portafoglio completamente pieno. Piccolo momento curiosità, i soldi che avete visto in questa clip erano già stati cambiati più volte, perché in realtà la valuta originaria con cui volevano darmi i soldi era un quinto di quella. Questi soldi qua equivalgono a 100 euro, ma ho dovuto prelevare anche 420 euro per l'hotel. Quindi vi lascio immaginare la mia faccia quando mi sono stati consegnati, al posto di 520 euro che per me erano in realtà due biglietti, uno zaino pieno di soldi. Sembrava avessi rapinato una banca. Uno zaino, ve lo giuro raga, uno zaino. E la giornata è continuata così, con un altro maxi store pieno di negozi da visitare, subito dopo un piccolo stop per la benzina, non chiedetemi il prezzo perché è veramente ridicolo, e uno stop kebab, carne, riso e verdure. E subito dopo ancora in macchina per andare all'Old Bazaar, il vecchio mercato della città. Tanti prodotti locali e un sacco di gente che vi ferma per vendervi di tutto, ma per fortuna mia non capivo assolutamente niente di quello che mi stavano dicendo.
this for? All'ingresso della moschea era obbligatorio togliere le scarpe per rispetto verso il loro dio e metterle all'interno di sacchetti di plastica che era facilissimo trovare di fronte all'ingresso del portone. Ho fatto poche riprese anche per segno di rispetto, c'era molta gente che stava pregando, però qualcosa sono riuscito a prendere, giusto per farvi capire l'ambiente e le emozioni di quel momento. The book? The top, okay. E questo è il momento in cui dopo 4-5 giorni di attesa e di visite a Teheran ho deciso di scoprire cosa ci fosse effettivamente all'interno dell'hotel. E quindi sono andato in perlustrazione, ma lascio parlare le immagini. Piccolo tour dell'hotel, vado un po' in giro a vedere cosa riesco a trovare. C'è un silenzio assurdo, sono le 10 di sera credo. Sono qua da 3 giorni ma non ho ancora provato a vedere in realtà cosa c'è nell'hotel effettivamente, sono stato solo in camera o in giro. Abbastanza silenzioso e creepy, ma è tutto completamente al buio. Di qua c'è la reception e la stanza per le preghiere. Quindi credo che non si possa assolutamente fare rumore e serva a tenere la voce bassa. Prayer room e restroom qua a sinistra. Quindi. E questo invece è stato il giorno del viaggio a sorpresa. La famiglia della mia ragazza ha scelto di portarmi assolutamente alla cieca, in una città situata a 4 ore di distanza verso sud rispetto a Teheran, 4 ore di guida. E in più, subito dopo, totalmente a sorpresa ancora, di fare un'altra ora di viaggio verso un'altra città ancora più a sud. E la città di cui vi parlavo è Kashan, situata a 4 ore di macchina a sud di Teheran. E con mia grande sorpresa l'autostrada attraversava interamente il deserto. Prima tappa, il bagno del sultano Amir Ahmad. Un bagno pubblico iraniano tradizionale situato a Kashan e costruito nel XVI secolo. Questa è la Sarbinè, la sala ottagonale in cui la gente andava a rilassarsi e a fare il bagno tutti assieme, un posto di ritrovo locale. Alla destra invece troviamo la sala per la preghiera e davanti un lavandino per lavarsi le mani prima di accedere al bagno turco. L'igiene non era il massimo, ma era comunque sia importante. E questa stanza invece era completamente riempita d'acqua. Ed è incredibile come sia rimasto tutto così intatto nel tempo. Come se in realtà il mondo si fosse fermato a più di 300 anni fa. Ecco, questa è la sensazione che ho avuto. It is the roof of the bathroom, bagno.
Before the glasses, which I explain for you to you. Yeah. The one inside, okay. This is so nice. Quelli che abbiamo visto ora sono dei bagni che servivano a effetto termale. L'odore non è dei migliori comunque. E purtroppo l'altro bagno che avremmo voluto visitare era in realtà chiuso per le riprese di un film. Abbiamo notato all'interno del camion una vecchia bandiera iraniana appartenente al vecchio regime, totalmente proibita dal nuovo governo, ma in realtà per registrare i film è possibile ancora averla. E non chiedetemi come, ma in 10 giorni di vacanza ho visto praticamente 4 film registrati in mezzo alla strada. Subito dopo siamo andati al mausoleo di Amir Ahmad, il proprietario del bagno turco di prima. In realtà, anche se la mia ragazza ha detto di no, quella lì in mezzo è la tomba principale del profeta. Questa invece è la casa Tabatabai, un'abitazione storica di Kashan, assolutamente un luogo in cui dovete andare se visitate la città. Venne costruita nel 1880 per la ricca famiglia Tabatabai, dei mercanti di tappeti che ai tempi erano molto conosciuti. Questo è solamente il primo cortile, e vi giuro ragazzi che lo spazio era infinito. Questo posto ha circa 40 stanze, 4 bagni, altre 6 camere per gli ospiti, un ingresso in più e 3 giardini, quindi... I want to put a cinema outside, like this, here, we can put this, the screen there, and we can sit in the water. Ho preso 2 piccoli souvenir dalla città, li ho pagati circa 1,20 euro tutti e 2. Non sembrano male. Questo invece è un luogo molto particolare in cui le persone si riunivano per prendere il calore da quel fornelletto là sotto, stando con la testa sotto le coperte. That one is now electrical. Okay. But in ancient time it was electric. So real fire. And the people go under this cover and they get warm here. Okay. No steam. I understand. And that one. Maybe you know it is samovar. E subito dopo, situato nel bel mezzo del nulla, un ristorante del genere. Abbiamo mangiato all'interno di un bosco, era possibile sia sedersi a lato sui tappeti seduti per terra, oppure seduti ai tavoli come abbiamo fatto noi. Un vero pranzetto tradizionale e anche il prezzo era irrisorio. E come ultima tappa della giornata siamo andati ad Abiané, un villaggio in montagna nella provincia di Esfahan, circa 1 ora ancora più a sud rispetto a Teheran. Oh, look there. It is so red and old. Are there still people living here? They're still living here. How can they do that? Oh no, yes, look up. Furushka. Piccola curiosità, nel 2006 la popolazione era di 305 persone divise in 160 famiglie. Abbiamo provato anche a chiedere una foto a queste signore, ma in realtà non possono fare le foto con noi. Però in compenso hanno provato a venderci di tutto e di più. Comunque quel balcone lì è un passo da cadere giù. È tutto così diroccato, fatto in legno. Strano. E poi così, completamente a caso, abbiamo trovato una festa in mezzo al paese. Kurdish? Un po' di musica curda come si deve. E dopo questa lunga giornata di visite, finalmente siamo saliti in macchina e siamo tornati a Teheran. Ci sono volute altre 5 ore, il giorno dopo ero parecchio distrutto, quindi
non ho registrato chissà quanto. Oggi è il 31 dicembre 2021, è l'ultimo giorno dell'anno, ma cosa molto particolare, io a questo giro non lo festeggerò. Anche perché qui in Iran il Capodanno in realtà si festeggia tra marzo e aprile, quindi verso la fine di marzo. E anche considerando l'ora, quando a Milano sarà mezzanotte, qui a Teheran saranno le 2:30 del mattino. Quindi per non festeggiarlo da solo, tra l'altro sono anche l'unico italiano qui nell'hotel, lo festeggerò 2:30 prima. Però ho avuto il tempo di provare una bibita alle noci seduto sotto un creepy topolino. Non chiedetemi come mai. Tutto quello a cui pensavo in quel momento era semplicemente andare in albergo e dormire. 11 del mattino, primo giorno dell'anno, 2022. Vediamo come andrà la giornata oggi. Cioè, tu mi stai portando al palazzo? Che palle! E questa è la salita. Ma non c'è un parcheggio o qualcosa? Sono devastato completamente. Dovevamo andare al palazzo, ma il parcheggio non è qui vicino. E quindi abbiamo dovuto fare tutta quella salita a piedi. C'era un parcheggio davanti. Incredibile. Piccola nota introduttiva, il vecchio proprietario di tutto questo complesso è stato esiliato assieme alla sua famiglia e tutto quello che vedete all'interno di queste clip è rimasto ed è visitabile dalle persone. E visto che la prenotazione era obbligatoria con una carta iraniana in quanto non accettano carte europee, ho iniziato a giocare un pochino con le prenotazioni e dopo averle cliccate tutte quante credo di aver sbagliato qualcosa. 45 ticket, direi di no. Questo invece è il complesso Sadabad. Come vi anticipavo, la famiglia è stata costretta ad emigrare e tutta la struttura è stata posta sotto sequestro per diventare un museo a cielo aperto. E già dal cancello potete vedere quanto sia grande questo posto, talmente tanto grande da non riuscire a vedere la prima attrazione appena passato il cancello. Pur? Museo dell'automobile. Delle auto reali. Quelle che vedete sulla destra erano tutte le moto del figlio ordinate per crescita. Sulla sinistra invece tutte le sue automobili, dalla Rolls Royce alla Mercedes, fino ad arrivare ai pezzi storici, l'ultima parte del museo. E comunque per me è un vero peccato che in queste condizioni siano costrette a rimanere ferme. E il complesso era talmente tanto grande che per spostarsi da una parte all'altra siamo stati costretti a prendere un pullman. Non sto scherzando, la salita era talmente tanto ripida che non ce l'avrei fatta. A sto giro proprio no. Ok, diciamo che il tipo non ce la passava malissimo. Nuovo museo, un po' di patriottismo iraniano con bandiere che sventolano da tutte le parti e l'obbligo di mettere la protezione ai piedi per non rovinare i tappeti del museo. Qua in realtà mi hanno impedito di far riprese, ma qualcosina sono riuscito a fare. Poco però. E alla fine, stanchi morti, siamo scesi per trovare l'unico ristorante della zona. Ma almeno sono riuscito a farmi un nuovo amico. E sì, ho ordinato un'insalata di pollo solo per portare il pollo al cane. Non ho resistito, raga. Questa è la pizza iraniana. Sì. Ok. Questo. Prima prova. Pizza iraniana. Ti odio. Shame on you. She's like cake. No. Salt cake. Yeah. No. The one my mom does. Ultima tappa, vista anche la complessità di tutto quanto il museo, è la parte militare. Di questa parte qua in realtà io non potrei farvi vedere nulla, però ero lì, la videocamera era accesa, quindi ecco qua. Terminata la visita,
capirete molto a caso, abbiamo trovato un panificio vicino a casa della mia ragazza, a cui ho chiesto di registrare delle clip mentre facevano il loro pane. Sono stati veramente molto gentili, mi hanno anche proposto di aprire un loro panificio in Italia, ma è andata più o meno così. Se eravamo in cerca di un'esperienza particolare, beh, diciamo che questa è stata la ciliegina sulla torta. Un po' di sesamo sulla pala, spargere la pasta, altro sesamo, e poi il tutto veniva cotto nel forno a legna su pietra. E questo è il risultato. A primo impatto ero stupito che il papà della mia ragazza volesse uscire con una coperta in mano, ma poi ho capito, in realtà serviva ad avvolgere il pane perché non usano i sacchetti. Ve lo giuro regà, è il pane più buono che abbia mai mangiato in vita mia. E siamo arrivati infine all'ultimo giorno, quello in cui effettivamente ero completamente distrutto e ho scelto di riposarmi e prendere qualche pensierino per i miei genitori. Però c'è stato spazio per un'ultima visita, una piccola cittadina fatta di ristoranti e mercatini chiamata Darband. Devo dire che a primo impatto è stato un po' difficile tollerare quanto le persone ti venissero addosso per vendere i loro prodotti, però è stata un'esperienza molto caratteristica che consiglio a tutti di fare. Certo, magari un po' meno contatto sarebbe stato bello, però ok. Ok, la giornata fa un po' schifo, però è bello. Ci siamo appena fermati per prendere un caffè e con vista smog e un po' di brutto tempo, però bello rilassante. Oh, they forgot the cake. E come ultima esperienza siamo stati a Darband, una piccola cittadina con dei mercati all'aperto. Is it all like this? Yes. Thanks God I cannot understand anything. Molto famosa se si vuole provare qualche prodotto tradizionale, ma per me troppo caotica. Oh, I can remember. Talmente tanto che sono arrivati a mettermi le mani sul petto per fermarmi e farmi entrare nel locale. Per me decisamente no. You like here? So much, but it's so messy. Is this like a restaurant? Yeah, let's. Praticamente c'è una città dentro la città e con sotto, totalmente a caso, un fiume. E alla fine la visita si è conclusa così, con una delle pizze più buone di Teheran. Io già lo so che state pensando di scrivere nei commenti che è la pizza italiana, ma hanno anche loro una pizza. Sì, c'è la maionese sopra la loro pizza, però in realtà è come se fosse una focaccia salata, quindi calmatevi perché non è successo niente. La prima pizza a base di formaggio, olive, carne e con un filo di maionese sopra, mentre la seconda era molto più simile a una focaccia. È stata un'esperienza pazzesca, una cosa che consiglio a tutti quanti di fare almeno una volta nella vita, e soprattutto quando sentite parlare male di quei posti, chiudete le orecchie, perché nulla di tutto ciò che avete sentito fino ad oggi è vero. Questa è stata la mia esperienza, ma se ti è piaciuto il video, qua sotto trovi il like, iscriviti e condividilo. Condividilo perché è giusto far sapere che ci sono delle perle così nel mondo e in realtà nessuno le conosce. Io sono Luca Rega e ci vediamo alla prossima esperienza. Bella!